stanco, iniziano le belle giornate, cosa c'è di meglio che stare fuori, farsi una bella grigliatina, un BBQ con gli amici, parenti, eccetera, eccetera. Oggi andiamo a vedere una delle tante versioni per preparare un perfetto BBQ, oggi lo facciamo di carne, poi un'altra volta lo andremo a fare anche con un misto di verdure, la prossima volta facciamo anche un BBQ vegan. I vegani il fuoco lo possono utilizzare o no? No, quelli sono i crudisti che non possono, vabbè. Come dice Vissani, sono una religione. Va bene, dai, allora, andiamo a vedere quali sono i tipi di carne che andrò a utilizzare io oggi. Andiamo a vedere un po' di cosettine, poi dopo c'è un altro video che, se schiacciate qua dove c'è la i, vi verrà fuori per la preparazione della salsa barbecue, la mia ricetta segreta. E vi sto dando pure questa, perché poi due pezzi di carne che adesso vi faccio andare a vedere. Insomma, vediamo subito tutto quanto e cominciamo la nostra zagatà preparazione. Poi andiamo al parco e poi... e cuciniamo là, ok? Dai, vamos. Cominciamo dalla costina o puntine di maiale. Generalmente viene chiamata costina quando è intera e puntine invece quando le tagliano in questa maniera, ok? Noi oggi la lasceremo intera, la copriremo con la salsa barbecue e poi la mettiamo in frigo a marinare per 12 ore. Stesso discorso per il manzo, in questo caso abbiamo sempre la parte del costato che ha tantissimi nomi in relazione alla regione da dove siete, si chiamano manzette, si chiamano costine, si chiamano in tantissimi modi. Il taglio è diverso, in questo caso il taglio è fatto non seguendo il filo dell'osso ma tagliando l'osso, in pratica ci troviamo con tanti piccoli ossicini. Le ricopriamo anche queste con la salsa barbecue e poi via, anche queste in frigorifero a marinare per almeno 12 ore. Salsiccia e salamelle invece non bisogna fare niente, così sono e così vanno sulla brace perché sono già saporite, hanno già una quantità di sale, pepe e altri aromi al loro interno. Passiamo alle costine d'agnello, abbiamo questi che sono i classici scottadito, abbiamo bisogno di rosmarino, uno spicchio d'aglio, dell'olio extravergine di oliva, del pepe e del sale. Cominciamo con lo schiacciare uno spicchio d'aglio e lo teniamo da parte. Quindi tritiamo molto finemente del rosmarino, quindi passiamo l'aglio su tutta la superficie del pezzo di carne, dopodiché passiamo il pezzo di carne sopra il rosmarino tritato e lo teniamo da parte. Quindi aggiungiamo il sale e mescoliamo bene per fare assorbire bene tutti gli aromi. Mettiamo anche i pezzettini interi di aglio all'interno della boule, regoliamo con un pochino di pepe. Aggiungiamo anche un filo d'olio extravergine di oliva, mescoliamo bene il tutto, quindi pellicola trasparente e mettiamo in frigorifero a marinare anche qui per 12 ore. Passiamo dunque al pollo. Ci tengo a fare una premessa importantissima. Lavate gli strumenti prima di aver utilizzato il pollo e subito dopo averli utilizzati. Non tenete gli strumenti che avete utilizzato a contatto con la carne di pollo con le altre carni, perché il pollo contiene dei batteri che potrebbero contaminare il resto della carne, quindi attenzione a questa cosa. Io utilizzerò soltanto le alette in questa preparazione e le andiamo a dividere in questa maniera. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci serviranno per la marinatura. Abbiamo bisogno di rosmarino, olio extravergine di oliva, del peperoncino, del sale e poi una bella birretta. Cominciamo con il rosmarino, recuperiamo gli aghi più teneri, quindi le puntarelle, poi aggiungiamo un pochino di sale, del peperoncino e poi cominciamo a tritare bene il tutto. Quindi all'interno di una boule mettiamo i pezzettini di pollo, aggiungiamo dunque la birra. Per quanto riguarda le dosi sono molto personali, nel senso non c'è una dose precisa, fate un po' ad occhio e fate un po' anche a quelli che sono i vostri sapori, quindi sapete quanto sale dovete mettere, sapete quanto peperoncino volete mettere, ok? Una volta che abbiamo inserito anche le spezie copriamo con dell'olio extravergine di oliva e quindi mescoliamo bene il tutto. Copriamo dunque con pellicola trasparente e via, anche qui in frigo a riposare per 12 ore. Il giorno dopo tiriamo fuori il tutto dal frigo, lo lasciamo a temperatura ambiente per un paio d'ore, quindi possiamo andare a cucinare. Vi do qualche piccolo consiglio per accendere il fuoco. Prendete un foglio di giornale, mettete al centro un batuffolo di cotone e lo imbevete con del semplice olio.
Quindi versate sopra il carbone, date fuoco al batuffolo di cotone e poi piano piano prendete i pezzi più grossi e li mettete sopra il batuffolo di cotone, cercando di fare una sorta di piramide, lasciandogli comunque un piccolo sfiato per respirare. Il fuoco è pronto per poter cucinare quando non ci sono più fiamme e sopra il carbone si è formata una cenere bianca. In questo momento il fuoco può sembrare pronto, però mettete la mano sopra, dove mettereste la carne. Se resistete per 5 secondi, allora ok, potete mettere sopra la carne. Se invece non resistete quei 5 secondi, significa che è ancora troppo caldo e dovete aspettare un attimino, un paio di minuti ancora. Per quanto riguarda i tempi e i modi di cottura, i pezzi più grossi hanno bisogno di un fuoco basso e di una cottura più lunga, mentre i pezzi più piccoli hanno bisogno di un fuoco più caldo, quindi più alto, e una cottura più breve. Ultimo consiglio, non bucare mai la carne, quindi non giratela mai con una forchetta, in maniera che tutti i succhi rimarranno all'interno. Utilizzate una pinza. E il dolce? Perché quando uno fa una grigliata, una delle cose importanti è anche il dolce. Banana. Mettetela sulla griglia quando il fuoco è ancora caldo, vedete? E le lasciate così finché non diventa perfettamente nera nera nera. Mamma mia, veramente un dolcetto alla fine di una bella grigliata ci sta dentro, e questo è un dolcetto preciso. Guardate come morbido, vedete? È proprio una crema che è diventata. E poi ha tirato fuori tutti quanti i suoi zuccheri. Ah, vi dico una cosa, più è verde la banana, più diventa buona, più diventa dolce. Mamma mia. Che ricco! Sono del parco, non è che posso fare... pieno di gente qua. Lo faccio. Volevo dire... Vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici. Besos e abrazos, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!